Valorizzare il patrimonio paesaggistico di Pescara con e attraverso gli occhi di 500 giovani studenti. Il comune di Pescara si prepara a concludere in una cerimonia ufficiale il percorso portato avanti da 3 anni, che ha coinvolto 4 province, Roma, Frosinone, Chieti e Pescara, 16 istituti secondari statali, 32 insegnanti, 4 tutor e 400 supporter, appuntamento fissato per il 13 maggio. Questo progetto nasce da un contributo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù, che è stato vinto praticamente da Italia Nostra, che poi ha delegato alcune competenze ad altre istituzioni, ma che comunque interviene sul territorio abruzzese e laziale con la partecipazione di 16 scuole, 8 e 8 del Lazio, 8 dell'Abruzzo, che praticamente si sono impegnate in un triennio di attività scolastiche a realizzare questi progetti, alcuni già definiti. 4 progetti differenti scelti dagli studenti e legati alla propria percezione di territorio, da una parte la riqualificazione e dall'altra il degrado. Sono 4 scuole, il Tito Acerbo che ha avuto... I ragazzi hanno ottenuto dal comune la concessione di 250 metri quadri della spiaggia per impiantare un giardino mediterraneo. L'Alessandrini di Montesilvano ha adottato il fiume Saline e hanno ripulito la foce, ed è un'operazione che rifaranno tutti gli anni. Il liceo scientifico Leonardo da Vinci, che ha invece adottato un bene incommensurabile di Pescara completamente dimenticato. Ossia, noi abbiamo un'area archeologica paleolitica nel Colle del Telegrafo che è completamente al di fuori dell'identità della città. L'ultima scuola è il liceo artistico, dove la classe ha fatto un'indagine sugli abusi edilizi, sugli ecomostri,